Eccoci al secondo incontro sulla Bibbia che io ho intitolato Bibbia per le casalinghe. Quando ho diffuso questo audio mi è arrivato tanti incoraggiamenti e qualche benevolo rimprovero. Dice, ma perché l'ha chiamata Bibbia delle casalinghe? La Bibbia è per tutti. Guarda, io ho voluto usare questo termine sostanzialmente per due motivi. Primo, per non darmi arie di professorone della Bibbia, che non sono. Io sono un parroco di periferia, ormai in pensione tra l'altro, anche se per tutta la vita io ho spiegato, letto più che spiegato, la Bibbia con tanta gente. E poi per evitare, mi vergognavo un po' di fronte a qualche prete, se magari sentisse queste mie registrazioni potrebbe dire, ma chi è questo qui che addirittura si autoregistra, ma un padre eterno? No, sono un prete di campagna, ecco. Ma in effetti la Bibbia non è solo per le casalinghe, la Bibbia è per tutti. Io però ho voluto leggerla, anche se, ripeto, se non sono un professore e anche se la gente che mi ascolta eventualmente... Perché nelle parrocchie si legge poco la Bibbia e quando la si spiega, il più delle volte vengono fatti dei corsi per la spiegazione della Bibbia di alto livello, giustamente. E con ciò la gente resta, il popolo di Dio resta tagliato fuori. Che gioia sentire qualcuno che mi manda dei messaggi e mi dice, Don, io ho ascoltato mentre facevo giù la polvere, mi dice una, mentre stiravo, oh che bello, dico. Così la parola di Dio è per tutti. Anche se, ripeto, ho detto per casalinghe, ma io nella mia vita ho avuto anche dei gruppi abbastanza qualificati. Prima di prendere in mano la Bibbia e di cominciare a scorrerla, voglio raccontarvi un fatterello come è successo quanti anni fa, forse 20-25 anni fa. La prendo un po' alla lunga, ma poi ci arrivo. Ero parroco in una cittadina del nord della Lombardia, una città molto ricca, industriale, commerciale. Vengono a chiamarmi di andare a benedire una banca. E allora va bene, io vado, compongo una preghiera, vado lì, dico, quando non c'è pubblico, in modo che facciamo le cose tranquilli, e poi lascio questa preghiera. Il direttore gli piace così tanto che la incornice e la mette lì. Il suo capo area, quando passa lì, dice, ma che bella preghiera, da dove viene? Ma l'ha fatto il nostro parroco. Guarda, lo invitiamo perché adesso dobbiamo fare una vernice, si chiama, cioè una manifestazione di gala in una... Allora mi telefono e dice, vieni a benedire nella villa tal dei tali. No, ma io non vengo a queste cose, io mando una macchina a prenderla. No, allora vengo con le mie gambe. Vado in questa villa presa come location, e sapete, i ricchi sanno fare le cose per bene, eh? I soldi ce li hanno. Vado dentro, vedo lampadari sfavillanti, c'è lì una macchina da presa come quelle che si vedono della Rai, quelle grosse, c'è lì ragazzine col vestito così corto che lasciano perdere, che ballano in giro nella camera accanto c'erano delle montagne di roba da mangiare. E mi va, signor parroco, venga, benedica. E io mi sentivo un po' a mio agio come sacerdote e a disagio in un ambiente così ricco, così smaccatamente. E allora dico, gli tiro io un tiro mancino, no, sotto gli occhi della telecamera, e gli dico, non capisco perché avete invitato me a questa vostra cerimonia. Credete che io sia venuto a benedire i vostri soldi? No,
vedo un po' di la gente si agita un po', io cosa diranno? C'è capitato un prete comunista qui, c'è capitato uno. Ma era una battuta la mia, no? Perché dico, no, no, non sono venuto a benedire i vostri soldi, quelli siete capaci con la vostra intelligenza di farveli da soli. Ed è vero, gli imprenditori in gamba fanno soldi. Io sono venuto piuttosto a benedire voi, le vostre persone e le vostre famiglie. Perché scommetto che voi siete tutti presi dal vostro lavoro, ma a casa avete delle famiglie. Era un clima, subito si è rilassato, ho benedetto e così, e poi alla fine me ne sono andato. Passano 15-20 giorni, sono nella mia chiesetta e vedo lì in prima fila una bella signora, elegante, con un visone lungo fin giù quasi alle caviglie. E, finita la messa, non fa parte del mio gregge, io ero una parrocchia di periferia con tanta gente, insomma, conosciuta dalla polizia e dai carabinieri. Alla fine dice: lei è Don Ambrogio? Sì. Era lei che era presente quel giorno a benedire? Sì. Posso parlarle? Venga, andiamo lì nel mio ufficio. E lei mi dice: guardi, io ho apprezzato che lei ha voluto benedire le nostre famiglie, però in casa mia c'è l'inferno. Perché? Comincia a raccontarmi dei disastri con suo marito. Io che è da tanti anni che mi occupo delle coppie, e c'ho un po' il naso il fiuto, insomma, no? Dopo che ha parlato, le dico: signora, non si offenda. Lei, forse, c'è un amante? Lei sta lì un po' e poi mi fa: sì. E allora, signora, lei deve uscire da questa situazione, se no in casa sua non ci sarà mai la pace, ci sarà l'inferno. Ah sì, ma io vorrei, ma come faccio? Vuole confessarsi? Ma così sui due piedi? Sì, seduto io, seduta lei, indosso la stola, la confesso. Finita la confessione, lei mi fa: ma come sono felice, ho capito che devo cambiare. Dico: va bene, signora, io la voglio rivedere come fa il medico fra 15 giorni per vedere se la medicina che le ho dato funziona. Lei ritorna dopo 15 giorni e mi dice: guardi, è tutto risolto, sono nella pace, io la ringrazio. Va bene, signora, io non la vedo più, tra l'altro non era della mia parrocchia, era della parrocchia del centro. A quel punto lì a me è venuto un pensiero e mi sono detto: anche i ricchi piangono, anche i ricchi hanno bisogno di Dio, ma chi gli dà Dio ai ricchi? È un po' difficile, primo perché loro non vengono, secondo perché anche noi parroci, se andiamo magari da un ricco, in qualche modo stendiamo la mano per chiedere un'offerta per le opere parrocchiali, per l'oratorio, e quindi tu sei già perdente. Oppure questi qui hanno degli uffici, degli studi, e tu vai a cercarli come professionisti, ma non vai a cercarli come preti. E allora ho detto: io voglio cercare i ricchi. I poveri ce li ho già nella mia parrocchia, ripeto, gente conosciuta dalle forze di polizia, quanta gente mi è morta per la droga, quanta gente mi è morta per... I ricchi, chi si occupa dei ricchi? Allora con un mio amico introdotto ho mandato un po' di inviti, insomma, a farla breve. Nel giro di 6 mesi io avevo in casa mia, perché io non li ritrovavo in parrocchia. Le parrocchie hanno ambienti un po' freddi, un po' da uffici parrocchiali. In casa mia, una casa abbastanza grande, avevo dai 20 ai 25 imprenditori. Chi guidava un'azienda con 120 dipendenti, chi aveva uno studio con 10-12 impiegati, chi era primario in ospedale, chi era commerciante, chi era... ed era bellissimo. Gli dicevo: venite a leggere la Bibbia.
portatevi la Bibbia da casa. Tu li vedevi alla domenica sera, una volta al mese, veniva questa creme della città. Io non li chiamavo per cognome, perché i cognomi erano cognomi importanti. Io li chiamavo per nome di battesimo. E mi arrivano con la Bibbia, mi arriva lì uno, gli faccio: te, fammi vedere un po' che Bibbia hai in mano. Quella Bibbia che hai lì in mano costerà 1500 lire. Guardiamoci, no, costa 800 lire. Ma quanti anni ha questa Bibbia? Dove l'hai trovata? Dice: guardi, nel mio studio, avevo uno studio di quelli, era su in alto, mai usata. Dice: guarda, non ti offendere, vai a comprare una Bibbia di Gerusalemme, un po' seria. E abbiamo cominciato a leggere la Bibbia, amici. Perché io non saprei, quando riunisco delle persone, che cosa fare se non leggere la Bibbia. Io amo molto Papa Francesco, ascolto le sue prediche, le diffondo, amo molto certi giornalisti spirituali, ma come la parola di Dio non c'è niente, non c'è niente, capito? La parola di Dio è invincibile. La parola di Dio, anche se calpestata, non muore mai, se tu la proponi. Basta vedere come i testimoni di Geova la strapazzano, eppure portando la parola di Dio riescono a convertire delle persone alla loro religione. Capito? Bene, allora siamo pronti per prendere in mano la parola di Dio che io vi ho prestato. Come vedete, io a suo tempo avevo fatto un investimento, avevo comperato un po' di Bibbie di Gerusalemme, che allora costavano forse 20-30 euro. Adesso andate a comprarla, se non ce l'avete ancora, costerà circa 50 euro. È così tanto per una Bibbia? Scusa, l'ultimo cappotto che tu hai comperato, cosa hai speso? Magari hai speso anche 150 euro. Non di più. Stiamo su 150 euro. La Bibbia costa come una manica del tuo cappotto. 50 euro, una manica. E mentre il tuo cappotto fra qualche anno tu lo cambierai, perché il colore non va più, la taglia non va più, e poi tu, donna, siccome dici che non hai mai niente da mettere e devi comprare qualcosa di nuovo, la Bibbia ti resta per tutta la vita, la puoi trasmettere ai tuoi figli, perché la Bibbia non va mai giù di moda. Allora io vi dico, cominciamo dando un bacio a questo libro che abbiamo tra le mani, perché è un libro sacro, è un libro benedetto che ci farà conoscere Cristo. San Girolamo, famoso biblista, ha detto una frase che poi è riportata anche nel Concilio Ecumenico Vaticano II: l'ignoranza delle sacre scritture è ignoranza di Cristo stesso. Pensate cosa c'è in giro nelle nostre case. Quello là aveva la Bibbia nel suo ufficio, su sopra, nelle nostre case. O non c'è la Bibbia, o non c'è la Bibbia. Infatti io, quando avevo qualche giovane che si sposava, gli regalavo sempre la Bibbia di Gerusalemme. Dice: ah, don, beh, ce l'avete inserita nella vostra lista nozze? No, non ci abbiamo mai pensato. Ah, bene, ve la regalo io. O non c'è nelle nostre case, oppure è fuori mano. La Bibbia noi non la usiamo mai, perché non la conosciamo. Allora apriamo questa Bibbia di Gerusalemme. Anzitutto vi dico come mai si chiama Bibbia di Gerusalemme. Se voi avete la Bibbia che vi ho dato io, a pagina 4,
potete trovare il perché. Avete visto la pagina 4? Dice, è perché amici, quando noi prendiamo in mano un libro, noi dobbiamo cominciare a leggere dal titolo al retro della pagina, eh? Quando voi andate al supermercato, ormai siete allenate non solo a guardare il prezzo, non solo la scadenza, ma anche a vedere se è un prodotto italiano, se è un prodotto importato, se è un prodotto disegnato in Italia ma confezionato da un'altra parte. Amici, dobbiamo stare attenti a quello che prendiamo. E qui sta scritto, testo biblico, la Sacra Bibbia della CEI. Avete trovato la pagina 4? È scritto in piccolino come sulle confezioni del supermercato, eh? Ma le notizie ci sono. Allora, continuo. Testo biblico di Sacra Bibbia della CEI, edizio Princeps, edizione ufficiale. La CEI vuol dire Conferenza Episcopale Italiana. Ci propone questa Bibbia che è ufficiale anche per essere letta in chiesa. Però subito dopo trovate note e commenti de la Bible de Gerusalemme. Ecco perché si chiama Bibbia di Gerusalemme. Il testo è quello ufficiale dei vescovi, ma le note e i commenti, e tante altre Bibbie non ce l'hanno, le note e i commenti sono della famosissima scuola francese di Gerusalemme, l'École biblique di Gerusalemme, la Bible di Gerusalemme. E infatti, se guardate un po' durante il testo, nelle pagine interne, vedete che in alto c'è su una colonna sola il testo della Bibbia. Nella parte inferiore delle pagine, qualsiasi pagina, trovate come due colonne. Sono le note stese dagli studiosi e che ci aiutano. Questo è un testo che è usato anche per studio. Noi in seminario usavamo anche questo studio, questo testo. Ma noi non la facciamo difficile, ecco, andiamo avanti perché il tempo corre. E altre Bibbie, qui ho un'altra Bibbia delle Paoline. Io la apro e trovo anche qui che il testo è della, il testo l'hanno tradotto loro, ma è la versione ufficiale della CEI. Tornando alla nostra Bibbia di Gerusalemme, in basso alla pagina trovate ancora una parola che di solito non viene. Imprimatur, l'avete vista? Imprimatur è una parola latina che vuol dire si può stampare. Imprimatur è una parola latina che è entrata anche nell'uso corrente, no? Quando uno dice, no, quel testo lì è un testo con l'imprimatur, cioè che ha avuto l'approvazione dai superiori. Si può stampare, perché questo testo è concorda con la Bibbia ufficiale. Perché, voi mi direte, ci sono altre Bibbie? Certamente. Quando andate a casa, controllate se la vostra Bibbia, nelle primissime pagine, ha l'imprimatur. Perché io ho visto in giro tante Bibbie non cattoliche. Se non hanno l'imprimatur, non sono cattoliche. I protestanti, che da anni e anni e anni, ben prima dei cattolici, stanno diffondendo la Bibbia, hanno diffuso delle Bibbie a pochissimo prezzo, certe volte regalandole, ma tradotta secondo i loro criteri. E questo non va bene, perché puoi far dire tutto. La Bibbia non è stata scritta in italiano, è stata tradotta.
Ora, la traduzione che abbiamo noi tra le mani è una traduzione sicura, ufficiale, potete fidarvi. Continuiamo, giriamo pagina. Girando pagina, lì di fronte avete presentazione e avete di tre pagine di presentazione del famoso biblista Gianfranco Ravasi, attualmente cardinale a Roma, che io la salto. Se avete voglia potete leggervela voi. A pagina 8 troviamo l'indice generale, c'è anche sulla vostra Bibbia, eh sì, perché è uguale alla mia. Chi mi ascolterà da casa, forse se non ha la Bibbia di Gerusalemme, dai, compra una manica di paltò, 50 euro, e così hai la Bibbia ufficiale, no? Trovate indice generale. Scusate, io parlo proprio per la casalinga, quindi chi di voi è più acculturato non si offenderà. Ma quanta gente non sa, quando io faccio una domanda, la Bibbia cosa vuol dire? La Bibbia deriva dal greco ta biblia, che vuol dire i libri al plurale, e tradotto in italiano la Bibbia, perché la Bibbia noi ce l'abbiamo in mano come un libro, ma è composta, sapete da quanti libretti? Quanti? Anche non lo sa nessuno. 73 libretti, tanti, 46 dell'Antico Testamento. Sapete che l'Antico Testamento vuol dire la Bibbia fino a Gesù. 27 del Nuovo Testamento. Io vi leggo, guardando sempre lì a pagina 8, l'Antico Testamento è diviso in quattro grandi parti, secondo la Bibbia cattolica. Quella degli ebrei ne ha di meno, quella dei protestanti ne ha diversi. L'Antico Testamento, la Bibbia cattolica, ha il Pentateuco, vuol dire cinque libri, i libri storici, i libri poetici e sapienziali, infine i libri profetici. Adesso gli diamo un piccolo sguardo, Poi c'è il Nuovo Testamento, i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere di San Paolo e le lettere cattoliche, per finire con l'Apocalisse. Ma vedremo tutto con calma, non voglio bruciare le tappe. Questa nostra Bibbia ha il Pentateuco. Io vi leggo alcuni nomi che senz'altro li ricorderete, perché è tanti anni che sono letti nella Chiesa: la Genesi, l'Esodo, forse il Levitico e i Numeri li conoscete un po' meno, Deuteronomio anche. I libri storici, cioè che narrano la storia di Israele, no? Giosuè, Ruth, primo e secondo Samuele. Poi, andando giù, Tobia, l'abbiamo appena sentito leggere in questa settimana santa nel nostro rito ambrosiano. Giuditta, Ester, primo Maccabei, secondo Maccabei. Poi ci sono i libri poetici e sapienziali. Giobbe, pure l'abbiamo sentito leggere oggi. I Salmi, Proverbi, l'avete già sentito. Coelet, il Cantico dei Cantici, la Sapienza, il Siracide. Il Siracide nella mia parrocchia precedente l'ho letto tutto, e sono quasi 50 capitoli, e la gente se l'è goduto. Poi ci sono i libri profetici, profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, e poi i cosiddetti profeti minori, Osea l'avete sentito, Amos, Michea, Sofonia, poi ce ne sono altri. E poi c'è il Nuovo Testamento, lo vediamo in un altro momento.
Io vi chiedo ancora 2 minuti di pazienza. Se andate alla pagina 12, vedete che non c'è solo la Bibbia cattolica, c'è anche la Bibbia ebraica. Il nostro Antico Testamento sono 46 libri, loro ne hanno 24. Naturalmente non hanno il Nuovo Testamento, perché gli ebrei non credono in Gesù Cristo. Ma mi fermo qui per dirvi, se trovate a casa una Bibbia che non ha scritto l'imprimatur, scorrete l'indice e vedete che i protestanti non hanno tutti i libri cattolici che noi abbiamo. Va bene, mi fermo qui. Spero di non essere stato, oggi sono stato un pochettino più pesantino forse nel dirvi queste cose, però è necessario per entrare a leggere. Dalla volta prossima cominceremo ad aprire non più l'introduzione, non più le mie quasi barzellette, che però sono vere, non invento niente, le mie storie, ma cominceremo a leggere la Bibbia tale quale. Terminiamo con un gloria allo Spirito Santo, che ci dia lo spirito di sapienza e di intelletto. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un bacio alla Bibbia e arrivederci.